ragazzi, bentornati sul mio canale. Sono tornato al mio blog. È lunedì 4 aprile, sono le 9.57, quindi sta per iniziare la terza ora a scuola. E ora 3 ore di italiano. Finita la lezione, adesso vado a un'ora e poi si torna a casa. Chiara, un saluto! Ciao! Un saluto! Facendo lo zaino, ragazzi, perché è finita l'ora, è ora di andare a casa. Meno male perché sono stanchissima, proprio oggi è la giornata a 9. Sapete quando si sono giornate a 9? Ecco, c'è una di quelle. Ora ci vediamo a casa. Tornata a casa, stanca morta. Il pullman era strapieno. Mi potete rendere conto? Sono morta di caldo. Lo zaino pure pesava tantissimo. Guarda, oggi una giornata a 9, ve l'ho detto prima. Oggi è una giornata? No. Sto sul letto, sono le 3.10, sto parlando con Giada. Ciao Giada, quando guarderà questo vlog. Sono stanca, ragazzi, sono stanca, ho sonno. Domani avevo il compito di storia, quindi adesso non mi va di ripassarlo. Cioè di ripassare, che già ho studiato ieri. Ripasserò quando torno da danza. Ah, no! Ok, vado a ripassare e poi alle 5, alle 3, 3 e quarta andiamo a danza. Cioè, dobbiamo andare a danza, quindi mi devo preparare. Ecco. Ah, innanzitutto volevo salutare. Scusate, ho bloccato, non gli rispondo, si offende l'amore. Allora, volevo salutare due ragazzi. Allora, Giorgio 2004, quindi ciao Giorgio, e Clary e Nora Prince, quindi ciao, non so proprio il tuo nome preciso, comunque ciao. Poi vi voglio far vedere una cosa fantastica, ragazze. Allora, pronte? Siete pronte? Siete pronte? Ma quanto sono belli! Però così vedete. Ok, meglio così. Cioè, ragazze, sto lì. Allora, io l'ho comprato giovedì pomeriggio alle 5 e mezza. Alle 11.50 l'avevo finito. Dai, guarda mia madre che strilla. Tra un po' mi rompe il timpano. Mo chiudo la porta. Aspettate. Okay. Porta chiusa. Quindi sono 284 pagine. 85 per la precisione. No, 86, 287 pagine. Non scritte logicamente tutte, però sono 280 con tantissime foto inedite, cioè nel senso su internet non ci stanno. E boh, questo libro mi ha trasmesso tantissime emozioni, a me è piaciuto un sacco. Sì, sì. Ci sono raccontate tante cose che, cioè, tipo, io non sapevo, ma almeno neanche le altre. Credo sapevano. E boh, a me è piaciuto tantissimo. Tantissimo. E ho conosciuto due ragazzi. Cioè, ho conosciuto di più. Lo amo, bravo, questo libro, ne ando, me lo sfoglio, me lo spagino. Odoro le pagine perché è buonissimo l'odore. Osservo le foto, rileggo. Ah, mi ha scritto un altro messaggio. Beh, provo, no, provo WhatsApp. E ci sono tante foto di Fede da piccolino, anche di Benji. Però, cioè, Benji... Per nulla togliere a Benji, ma Fede è Fede. Purtroppo Fede. Strilla! Cosa strilla quella? Cosa strilla? Che cosa urli, infatti? Fede, quindi è Fede, infatti. Fede nel cuore! Lordalia è un duello, cioè una prova del fuoco. Tipo camminare sui carboni ardenti, oppure tenere in mano oggetti incandescenti, o in altre prove pericolose. Allora, 3.40, sì, è tardissimo, mia madre sta ancora facendo i compiti con mia sorella, sì, perché con matematica non è proprio molto molto brava, e comunque vabbè, dettagli. Adesso io mi vesto, sono pronta, è abbassata Sofia, perché sì, c'è anche lei. Ma dopo grazie.
saluta il pubblico di YouTube. Mi sta facendo il figlio. Mi sta facendo il figlio. Di che? Fatte le 18:24, come potete vedere c'è il sole e quindi sta arrivando la primavera davvero, e per questo c'è ancora il sole. Ok, ora mi vedete mettere la faccia scura, vabbè, insomma c'è il sole e quindi io volevo riallacciare al discorso questa è un'arte petalosa, questo nuovo termine che entrerà nel nostro dizionario. È piaciuta? Scrivetemelo qui sotto con un commentino, grazie. Se vi è piaciuta oppure no. A me si piace tanto. Petalosa proprio come... cioè, boh, mi dà senso di primavera. Si sono fatte le 18:43. Sono appena tornata a casa. Sì, allora. Sono stanca. Dovevamo andare a fare la foto per la carta d'identità. Ma... ci andiamo sabato. Perché sono le 7 in pratica, mi sono arrivata andare a catechismo e quindi non avevo fatto in tempo. E quindi ho detto, vabbè, ci andiamo direttamente. Quindi, oh, è tornato internet. E che in pratica ho scritto. Vediamo se, può darsi che è tornato. Vabbè, ma vediamo. E comunque, quindi adesso ripasso storia di nuovo. Poi riposo. Sono le 19:56, ho finito di studiare storia e ho apparecchiato già la tavola. Ora mio papà sta andando a riprendere mia sorella a catechismo e poi si mangia. Stasera mi è toccato stendere i panni. Sono stata brava, ragazzi, vero? Grazie. Ancora non ho finito perché ne mancano un po'. Ancora ne mancano un po'. Comunque sono le 9:10, ho già mangiato. Ho mangiato i gustavo. Niente, ora finisco di stendere questi panni e poi mi vado a dormire perché sono stanca, morta. Spero di fare in fretta possibile. Finito! Finalmente. Allora, adesso finisco di preparare lo zaino perché in pratica ci devo rimettere il libro di storia che appunto l'ho lasciato per ultimo per ripassare, ma non ripasso, ripasso direttamente domani a scuola perché non mi va, alla fine sono stanca e si sono fatte le 9:20. Quindi ci ho messo 10 minuti per finire e in più ho anche spazzato per terra. Diciamo anche questo perché magari pensate perché per quei pochi panni ci ho messo 10 minuti mentre ho anche spazzato per terra. Ho messo a caricare il telefono, il tablet. Quindi insomma in quei 10 minuti ho fatto tante cose. Ora quindi metto libro nello zaino, pigiama, mi metto il pigiama e poi mi metto nel letto. Metto nel letto e ci credo per 9:30 sto nel letto. E come vi avevo detto 9:31 e sono nel letto. È iniziata l'Isola dei Famosi, ma io non guarderò proprio niente. Cioè, nel senso, adesso mi metto nel letto, guardo Facebook, guardo Instagram e inizio a montare questo video. Cioè, nel senso, intanto metto tutti i video insieme. Poi domani, prima di pubblicarlo, finisco di montare appunto, per le 10 dormo, no, forse per le 10 vado a letto, ma vediamo. Ragazzi, sono le 10:05, io ho già messo a caricare il cellulare, sono stanca morta, stando a letto con la luce spenta, perché siamo state con la luce spenta, il sonno è arrivato ancora di più. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel
pollice in su. Lo so, avete già visto queste giornate perché mi pare il secondo video che registro di lunedì. Cercherò di farli anche durante gli altri giorni della settimana. Quindi se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Seguitemi sulla mia pagina Instagram privata, cioè quella lì, personale. Andrea Tattino Basso Pagnotta, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!